Bene, buongiorno a tutti, vi ringrazio della presenza. Questo attivo dei delegati è stato convocato per in preparazione della grande manifestazione del giorno 13. È un attivo unitario dopo tanto tempo, e tanto tempo è dovuto a varie ragioni, diversità di azione, pandemia, ci sono stati tantissimi motivi che hanno impedito in qualche modo di avere dei momenti di unione e di lavoro comune, e quindi siamo particolarmente felici di vedere la sala piena e di condividere questo momento di preparazione di una manifestazione che assume un profilo e un'importanza decisamente notevoli. Abbiamo individuato come segreteria delle modalità di lavoro per oggi. La prima decisione è stata quella che abbiamo assunto di comune accordo di far tenere la relazione introduttiva al neo segretario della CGIL di Pavia, a cui dedichiamo un augurio sincero di buon lavoro. L'altra volta l'altro attivo, questa gentilezza fu usata con me appena nominata, mi lasciarono l'onore di predisporre la relazione introduttiva a nome di tutti, e questa volta ovviamente era giusto ricambiare questo momento e consentirgli di essere la persona che relaziona rispetto ai temi e ai traguardi che ci proponiamo come sindacato con queste manifestazioni. Le conclusioni saranno di Carlo, che con la sua esperienza raccoglierà le suggestioni dei vari delegati che parleranno e cercherà di dare delle risposte a tutte le sollecitazioni che sicuramente non mancheranno. Abbiamo cercato di rappresentare i settori, non potevamo rappresentarli tutti, ma abbiamo individuato dei settori che riteniamo rappresentativi. Naturalmente nulla toglie a quelli che non potranno parlare, ma si cercherà di dare un quadro, uno spaccato delle varie federazioni, delle varie categorie, in maniera assolutamente trasversale. Una notazione organizzativa: gli interventi, prego gli oratori di contenere l'intervento in 7-8 minuti, dopo 8 minuti darò il segnale e lo dico prima di avere poi gli incidenti diplomatici, a 10 minuti sarà tolta la parola, perché è giusto che ci discipliniamo e impariamo. Se in Europa si parla 3 minuti, credo che in Italia possiamo parlare 10, insomma, anche se siamo molto più prolissi, no? Poi nel luogo sindacale di solito siamo abbastanza densi di parole e dobbiamo avere molto tempo a disposizione. Quindi i relatori quelli che intervengono, i delegati che ci daranno il piacere di ascoltare le loro proposte, le loro riflessioni sui settori, le criticità, quello che si aspettano anche dall'azione sindacale, sono avvisati, parleranno 7-8 minuti, massimo 10, ma è veramente il massimo. Allora, per cominciare do la parola sicuramente al segretario generale della CGIL di Pavia, Fabio Catalano, per la relazione introduttiva. Intanto ovviamente buongiorno a tutti, cari amiche e amici, compagni e compagni. Come diceva Elena, la convocazione di questo attivo si colloca all'interno del percorso di mobilitazione in Italia che è stato concordato dalle segreterie nazionali e che ci ha visto proprio in questi giorni, nei mesi di aprile e maggio, impegnati in numerose assemblee e luoghi di lavoro. Guardate, insieme a Elena Carlo, oltre alle ragioni che prima venivano indicate da Elena sulla necessità di provare, diciamo, a mettere insieme anche un'azione unitaria anche dal punto di vista territoriale, abbiamo ritenuto utile organizzare questo attivo unitario delle delegate, dei delegati, degli attivisti e delle attiviste delle federazioni di pensionati, perché abbiamo condiviso una cosa, e cioè che per provare a generare quel necessario consenso sui contenuti della nostra piattaforma Italia, che sta ovviamente alla base dell'abilitazione, che molto probabilmente si traduce anche di lunga durata, e delle nostre richieste nei confronti del governo, del sistema delle imprese, abbiamo la necessità di mettere in campo tutta la forza che il movimento sindacale unitario può esprimere.
questo noi riteniamo che sia rappresentato da quello straordinario esercito di delegate e delegate, attiviste e attiviste della Federazione dei Pensionati, che tutti i giorni rappresentano il primo punto di contatto con le lavoratrici e i lavoratori, con i cittadini e le cittadine, le pensionate, e che sono il primo punto di contatto, come dicevo, delle nostre organizzazioni nei luoghi di lavoro e nel territorio. Prima di arrivare, diciamo così, ai contenuti e alla condizione che stiamo vivendo nel confronto anche col governo, io credo che sia necessario provare a partire a fare un'analisi, ovviamente breve, di contesto rispetto a quello che stiamo vivendo, perché è innegabile che alcune ricadute delle cose che stiamo subendo nel nostro, anche nel nostro paese, sono legate a un contesto legato a dei processi e delle dinamiche globali e internazionali. La guerra non è indifferente rispetto a quello che sta succedendo. Su questo fatemi dire che dopo 15 mesi di guerra che ha devastato l'Ucraina, che ha generato anche una corsa, diciamo, mondiale al riarmo, è necessario veramente che le istituzioni si assumano l'impegno, attraverso un'azione diplomatica e politica, di provare a cessare l'azione del conflitto e a costruire le basi per trovare la pace. Guerra ovviamente ha generato ovviamente tutta una serie di ripercussioni. Se penso ad esempio al tema della crisi energetica, che è stato, diciamo, il primo elemento che anche qui ha determinato le dinamiche inflattive che abbiamo vissuto in quest'ultimo anno. Gli ultimi dati di aprile ci parlano di un'inflazione reale dell'8,3%, per quanto riguarda il carrello della spesa abbiamo superato le due cifre, siamo al 12,1%. Un altro elemento fondamentale che sta determinando le condizioni di difficoltà del nostro paese, non solo, ma del mondo intero, sicuramente il tema della crisi climatica, e anche, diciamo, i cambiamenti demografici che stiamo vivendo, ovviamente, sono un altro elemento, un fattore con cui fare i conti. Questo ovviamente, come dicevo, dentro un ragionamento di analisi anche della condizione del nostro paese, che rischia in qualche modo di determinare un aumento sempre più marcato delle diseguaglianze di carattere sociale, economico, di pari opportunità tra le persone e tra i territori. E anche qui provo a dare qualche dato. In questi ultimi anni c'è stata una concentrazione della ricchezza. Ad oggi il 10% più ricco possiede risorse superiori alla ricchezza detenuta dell'80% più povero. E di converso, in una condizione di questo tipo, abbiamo i dati per quanto riguarda l'aumento della povertà assoluta, che oggi registrano complessivamente un parametro percentuale del 9,4% della nostra popolazione, che coinvolge circa 5,6 milioni di persone. E, diciamo, questa condizione ovviamente si intreccia anche rispetto alle condizioni del nostro territorio, un territorio che purtroppo, rispetto ai dati che noi abbiamo, si colloca sempre come fanalino di coda della nostra regione, con delle caratteristiche particolari del nostro mercato del lavoro, caratterizzato da rapporti di lavoro prevalentemente precari, con rapporti di lavoro che non danno un reddito adeguato alle persone per poter avere una vita dignitosa. Come dicevo, i dati sull'occupazione, siamo fanalino di coda della regione Lombardia per quanto riguarda il dato sull'occupazione femminile, siamo ultimi per il livello delle retribuzioni medie, e quindi un ulteriore elemento di forte criticità del mercato del lavoro della nostra provincia. Abbiamo un numero più alto invece di NEET, che sono quei giovani che non studiano, non lavorano e non sono inseriti per corsi di formazione per rientrare nel mercato del lavoro, ma anche altri dati ci rappresentano una condizione economica e sociale del nostro territorio particolarmente complessa. Penso ad esempio ai dati sul reddito di cittadinanza, i recenti dati che sono usciti e sono stati pubblicati anche sul giornale locale, in cui la provincia di Pavia ha il dato, diciamo, dal punto di vista del valore economico più alto di regione Lombardia rispetto all'importo del reddito di cittadinanza. Questo ci rappresenta ovviamente una condizione di forte difficoltà delle famiglie pavesi, e come dicevo prima, i fenomeni demografici incidono anche pesantemente sul nostro territorio, che è caratterizzato da un invecchiamento della popolazione e uno spopolamento di alcune aree del territorio. Per quanto riguarda, e concludo, il contesto
del nostro territorio. Un altro elemento di forte criticità è quello legato alla povertà educativa. Anche qui purtroppo siamo uno dei territori maggiormente colpiti da questo fenomeno. I fattori sono molti, dalla Elena poi conosce molto meglio di me queste situazioni, però la diversità e la fatiscenza dei nostri edifici scolastici ovviamente sono un fenomeno condizionante rispetto alla povertà educativa, ma penso anche al problema di mobilità e di trasporti. C'è una forte difficoltà per gli studenti di poter accedere, poter andare a scuola se con mezzi alternativi al mezzo proprio, e quindi questo è un ulteriore fenomeno che ovviamente determina delle difficoltà rispetto alla povertà educativa. In tutto questo contesto, quindi, che ho provato a descrivervi, un contesto più di carattere generale, un contesto del nostro paese, il contesto del nostro territorio, si diciamo, inseriscono gli interventi che il governo ha finora assunto. In primis, fatemi dire, con una posizione singolare nel rapporto anche con l'Europa, che a un certo punto ha messo a serio rischio anche i finanziamenti legati al PNRR, delle risorse che sono fondamentali per costruire un modello di sviluppo differente del nostro paese, con le politiche economiche e finanziarie che sono già state adottate, penso alla legge di stabilità e al DEF, che ha prodotto dei tagli alla sanità, all'istruzione, l'intervento sul reddito di cittadinanza, che se si collega ai dati che vi dicevo prima sulla povertà assoluta risulta veramente, diciamo così, preoccupante, e il taglio anche ai finanziamenti alle politiche di sostegno alle abitazioni in quegli interventi. Ci sono poi interventi che questo governo ha fatto inizialmente e di un ultimo con il decreto del 1° maggio che riguardano gli interventi sul mercato del lavoro. La prima reintroduzione del voucher e successivamente con l'intervento del decreto del 1° maggio l'innalzamento del limite dell'utilizzo dei voucher a 15.000 euro, la liberalizzazione delle causali per il rapporto a tempo determinato sono a nostro avviso dei provvedimenti che vanno nella direzione esattamente opposta di quello che servirebbe al nostro mercato del lavoro, cioè un'azione di forte contrasto a un mercato del lavoro che oggi è fortemente precario e frammentato. La legge delega sul fisco, un altro ovviamente elemento di forte criticità, ma poi ci torno rispetto alle proposte, comunque una legge che va nella direzione di quello che secondo noi dovrebbe essere una vera riforma del fisco, cioè una politica anche redistributiva verso le persone che si trovano in maggiore difficoltà, sia dal punto di vista del reddito ma anche dal punto di vista delle condizioni sociali, e poi delle misure sbagliate sui redditi e sulle politiche dell'immigrazione. Tutto questo per dire che di fronte a quel quadro che inizialmente vi rappresentavo, cioè un paese in cui le diseguaglianze sociali stanno aumentando, gli interventi che fa questo governo e che a nostro avviso dovrebbero mettere al centro un'azione di contrasto alle diseguaglianze economiche e sociali, come dicevo prima, in realtà con le misure prese dal governo si rischia di avere, diciamo, un aumento delle diseguaglianze, e quindi questo è sicuramente uno dei motivi per cui abbiamo deciso ovviamente di mobilitarci. Poi ci sono ovviamente le nostre proposte. Sulle nostre proposte io evidenzio innanzitutto nei confronti del governo, ma devo dire anche del sistema delle imprese, in questo momento innanzitutto un problema di metodo del confronto, perché è inaccettabile che lavoratrici e lavoratori, pensionati e pensionati che rappresentano nel nostro paese la parte fondamentale, il motore pulsante del nostro paese, in qualche modo non vengano considerate. L'atteggiamento che ha avuto il governo nei confronti anche del confronto sull'ultimo decreto che è stato assunto il 1° maggio è un confronto per noi inaccettabile. Non è possibile essere convocati la sera per ricevere delle comunicazioni rispetto a quelle che saranno le scelte che verranno assunte poi dal Consiglio dei Ministri il giorno dopo. Noi abbiamo la necessità di un confronto vero che possa determinare delle modifiche, delle proposte che in qualche modo prenda in considerazione anche le proposte che il sindacato confederale porta avanti in quei confronti. Sul merito delle nostre proposte, noi abbiamo un problema fondamentale in questo momento, un'emergenza, la definirei, l'emergenza salariale, e da questo punto di vista noi abbiamo chiesto al governo di intervenire sul piano fiscale e sul piano contributivo. Per quanto riguarda il piano contributivo, noi riteniamo che il provvedimento che il governo ha assunto il 1° maggio sia un provvedimento
provvedimento assolutamente insoddisfacente, perché noi abbiamo bisogno di un intervento sul cuneo strutturale per poi determinare delle risposte, diciamo, strutturali. Abbiamo bisogno di intervenire anche rispetto a questo intervento anche con un ulteriore provvedimento, che è quello dell'individuazione delle detrazioni da lavoro e da pensione, perché è fondamentale mettere insieme questi due interventi. E poi, per quanto riguarda i pensionati, c'è la necessità di modificare la scelta che il governo ha assunto con la legge di stabilità e quindi ridare, riprendere, diciamo, la piena rivalutazione delle pensioni. Intervento salariale che non può essere basato solo ed esclusivamente su un intervento che il governo può fare, ma che guarda anche al sistema delle imprese e, fa dire così, al governo datore di lavoro. E quindi c'è la necessità di rinnovare i contratti pubblici e i contratti del settore privato. E come dicevo, per quanto riguarda il governo, io credo che in una fase particolarmente complessa il governo dovrebbe dare buon esempio e quindi rinnovare i contratti dei dipendenti pubblici, ma anche su questo aspetto dobbiamo registrare che sul DEF, rispetto alle risorse per il rinnovo dei contratti dei dipendenti pubblici per quanto riguarda il triennio 2022-2024, di risorse non ne sono state appostate. E poi c'è ovviamente il problema del rinnovo dei contratti dei settori privati, tra l'altro, diciamo, settori privati che in molti settori hanno generato dei profitti assolutamente altissimi, degli utili altissimi. Penso ad esempio al settore bancario, al settore dell'energia, al settore della logistica. Sono tutti settori dove ci sono stati dei forti profitti e dove c'è la necessità ovviamente che questi profitti vengano distribuiti anche attraverso il rinnovo dei contratti. Noi su questo abbiamo ulteriormente evidenziato che c'è la necessità anche di provare a introdurre degli interventi che in qualche modo determinano delle penalizzazioni quando il sistema delle imprese, le aziende, le associazioni datoriali promuovono dei ritardi nei rinnovi del contratto nazionale. Questo è un ulteriore elemento di riflessione, di proposta che abbiamo evidenziato nei confronti del governo e che è contenuta nella nostra piattaforma rivendicativa. C'è anche il tema ovviamente di provare a mettere un freno ai contratti privati. Non sto a ricordare il numero dei contratti depositati a CNEL, che credo che ormai abbia quasi superato, sarà quasi vicino al migliaio, e rispetto a quelli sottoscritti dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, su cui c'è la necessità di una garanzia dell'erga omnes nell'applicazione di questi contratti. Nella nostra piattaforma abbiamo provato anche a mettere in luce un ulteriore elemento di forte criticità che incide nella struttura economica, sociale e produttiva del nostro paese di questi ultimi anni, e che è quella che in questo paese in questi anni sono mancate assolutamente un indirizzo rispetto a quelle che sono le politiche industriali. Ci siamo affidati al mercato, l'autoregolamentazione del mercato, e questo ha prodotto i risultati che abbiamo lì davanti agli occhi. Noi su questo aspetto riteniamo che ci sia la necessità di un governo pubblico di questi processi, anche per definire, diciamo, delle filiere produttive che siano in coerenza con le missioni del PNRR, quindi anche per un utilizzo pieno delle risorse del PNRR. Sia fondamentale un governo pubblico per provare anche qui, scusate il gioco di parole, a governare i processi di transizione in atto. Penso alla digitalizzazione, alle transizioni ambientali, alla transizione energetica, e questo ovviamente un governo pubblico di questi processi può veramente generare quello che noi riteniamo debba essere la generazione di un'occupazione stabile e di qualità, e soprattutto per provare anche a governare i processi legati alla definizione delle nuove figure professionali e delle nuove competenze che saranno necessarie per gestire queste transizioni. In questi anni abbiamo lasciato invece al libero mercato e sono state poi date alle aziende una serie innumerevole dal punto di vista economico di incentivi. Noi riteniamo che invece gli incentivi alle imprese vadano condizionati al mantenimento e alla crescita occupazionale, ovviamente una crescita occupazionale buona, di qualità, stabile, che guardi soprattutto a determinate figure del nostro mercato del lavoro che oggi sono particolarmente in difficoltà, penso alle donne e ai giovani, e degli interventi, degli incentivi condizionati anche alle aziende che investono su salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. C'è poi il tema del fisco. Anche qui abbiamo fin da subito, e nei giorni scorsi abbiamo presentato una memoria unitaria in Parlamento proprio su questo, perché riteniamo che la legge delega sul fisco sia sbagliata. Innanzitutto è sbagliata per il principio di base che sta al fondo di questa legge, e cioè, secondo quella legge delega, una riforma fiscale dovrebbe generare meno risorse per lo Stato. Questo è un principio che mette in discussione il patto di cittadinanza e di coesione sociale tra lo Stato e i cittadini,
perché noi abbiamo bisogno di risorse per poter finanziare il welfare pubblico, la sanità, l'istruzione, gli investimenti, e quindi è proprio sbagliato nel suo incipit iniziale. Quella legge delega è sbagliata anche per ovviamente in principio, mette in discussione il principio della progressività che è previsto dalla nostra Carta Costituzionale, mette in principio in discussione il principio della contribuzione che ogni cittadino deve dare in relazione alla propria capacità contributiva, e quindi diciamo no ovviamente ad ogni ipotesi di riduzione della progressività, e questa legge in realtà ha un orizzonte di prospettiva che è quella della flat tax, e per questo abbiamo espresso un parere ovviamente negativo anche in commissione. Mette in discussione un altro principio questa riforma, o meglio prova diciamo così a rafforzare un elemento che è quello dell'equità orizzontale. Oggi noi abbiamo una condizione in cui a parità di reddito si pagano tasse differenti. Il reddito da lavoro dipendente ha una tassazione, se penso al lavoro autonomo ne ha un'altra, se penso alla tassazione sulle rendite finanziarie a parità di reddito ci sono tassazioni differenti, se penso ad esempio anche alla tassazione sui patrimoni immobiliari ha una tassazione differente, e noi in realtà invece riteniamo che si dovrebbe andare nell'esatta direzione opposta, e cioè quella di ampliare la base imponibile dell'IRPEF e di intervenire affinché ci sia una tassazione progressiva allargando questa base imponibile, facendo rientrare dentro la base imponibile dell'IRPEF tutte questi redditi. Come dicevo prima, anche rispetto al tema dei salari, noi abbiamo chiesto di indicizzare le detrazioni da lavoro e da pensioni, e devo dire che l'altro elemento, l'altro elemento che secondo il nostro avviso manca in una visione di riforma strutturale di una riforma del fisco è veramente degli interventi che vanno nella direzione di una lotta seria all'evasione fiscale. Anche qui non riprendo i dati, li conosciamo benissimo, circa 100 miliardi anni di evasione fiscale, ed è diciamo, impensabile che oggi con la digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni non sia possibile incrociare i dati per provare diciamo così a favorire e a scovare chi evade il fisco. Ovviamente c'è tutto un tema anche di utilizzo della banconota elettronica, della fatturazione elettronica, che deve essere estesa, e invece questo governo ha fatto delle scelte che sono andate nella direzione opposta. Io credo però che per diciamo, provare a costruire un percorso di seria e vera lotta all'evasione fiscale, in primis ci sia la necessità anche di rafforzare la capacità amministrativa delle nostre pubbliche amministrazioni attraverso quel piano straordinario di assunzione nel pubblico impiego, e nello specifico in tutti quegli organi che sono deputati al contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, penso ad esempio alle nostre strutture dell'Agenzia delle Entrate, che devono essere ovviamente potenziate. E rispetto diciamo a una riforma fiscale che prova a dare anche una risposta da un punto di vista progressivo e distributivo, noi riteniamo che ci debba essere un aumento della tassazione sulle rendite finanziarie, ma anche una tassazione maggiore sugli extra profitti. E guardate, da questo punto di vista basterebbe per esempio da alcuni paesi limitrofi, penso alla Francia, che ha introdotto una tassazione sugli extra profitti decisamente più alta di quello che abbiamo fatto noi. E ricordo che con la legge di stabilità, l'ultima legge di stabilità approvata dal governo, le risorse previsionali di incasso rispetto alla tassazione degli extra profitti sono diminuite rispetto al provvedimento precedente. Risorse, come dicevo, che poi devono servire per cercare di finanziare degli asset strategici del nostro paese, penso ad esempio alla sanità, e lo dico diciamo ovviamente nella nostra regione, dove anche le scelte che sono state fatte hanno avuto un impatto importante rispetto a una qualità dei servizi sanitari e sociosanitari della nostra regione, ma in generale del nostro paese. Abbiamo visto che gli investimenti del PNRR hanno generato ovviamente la possibilità di investire in investimenti, in strutture che possono in qualche modo rafforzare quella che viene definita la medicina territoriale, la sanità territoriale, ma è evidente che per poter dare un funzionamento a queste strutture c'è la necessità di
assumere il personale necessario a dare queste risposte. E quindi in relazione a questo non abbiamo condiviso le scelte fatte dal governo nella legge di stabilità, che è andata a tagliare sul Fondo Sanitario Nazionale, non si è fatto un intervento sullo sblocco delle assunzioni e anche qui un ragionamento quindi su invece una politica di assunzione straordinaria e anche di stabilizzazione dei precari che sono particolarmente presenti nei settori sanitari e sociosanitari. Sul tema della sanità poi evidentemente c'è anche un bisogno di provare a mettere le risorse adeguate anche sulla legge sulla autosufficienza che è stata approvata, ma che ha la necessità di avere le risorse per poter dare delle risposte a questa situazione di forte criticità e fragilità delle persone nel nostro paese. Nella nostra piattaforma abbiamo evidenziato anche la necessità di provare a invertire la tendenza sui temi di salute e sicurezza. Su questo io credo che ci sia, ovviamente, l'abbiamo scritto, la necessità di un cambio culturale del sistema delle imprese su questo elemento. C'è la necessità che gli investimenti e le risorse spese su salute e sicurezza vengano visti come degli investimenti e non come una spesa. Ci sono ovviamente, c'è poi la necessità di intervenire ovviamente con delle azioni di sistema. Penso ad esempio all'intervento sulla parte cascata, che sono stati liberalizzati anche con gli ultimi provvedimenti sul codice degli appalti pubblici, un intervento ovviamente sul mercato del lavoro rispetto al contrasto alla precarietà, perché questi sono molte volte i luoghi, i settori dove si annidano maggiormente gli incidenti e gli infortuni sul lavoro. Ovviamente anche qui, per provare diciamo così, a garantire anche quell'attività di carattere di controllo, di ispezione, c'è la necessità di garantire più ispezioni agli organi deputati alle ispezioni, penso al corpo ispettivo dell'INAIL, dell'INPS, delle ATS, dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro. Guardate, recentemente sono usciti dei dati che ci rappresentano una condizione che se noi mettiamo insieme tutti gli ispettori che fanno parte di queste amministrazioni pubbliche, abbiamo un numero pari per cui un'azienda, se va bene, può essere controllata una volta ogni 10 anni, e capite bene che questa non è una condizione che permette diciamo, un ruolo importante rispetto al tema dei controlli. Abbiamo la necessità di introdurre anche dei meccanismi che possono garantire maggiormente l'esercizio del ruolo degli RLS e degli RLST nei luoghi di lavoro. E l'altro tema che mettiamo nella nostra piattaforma unitaria è ovviamente anche il tema della formazione. Formazione che ha due ambiti di sviluppo, ovviamente la formazione nei luoghi di lavoro, che è fondamentale per poter dare alle lavoratrici e lavoratori tutti gli elementi per poter attenzionare al tema della salute e sicurezza, ma anche ai datori di lavoro, ma nella nostra piattaforma abbiamo anche introdotto un principio che sta anche alla base del ragionamento che facevo prima, cioè quello del cambio culturale, e cioè che i temi di salute e sicurezza vengono inseriti come materia anche nelle scuole secondarie, perché i futuri lavoratrici e lavoratori imprenditori di domani possono avere diciamo così, gli elementi e l'attenzionamento su questo tema. Sul tema del mercato del lavoro, ovviamente la nostra azione di contrasto alle caratteristiche del mercato del lavoro italiano, che è caratterizzato da una forte precarietà, gli ultimi dati rispetto agli avviamenti lavorativi determinano dei dati impressionanti, quasi il 70% dei nuovi avviamenti al lavoro sono precari, sono a tempo determinato, in somministrazione con tutte le altre forme atipiche, ed è per questo che rispetto ai provvedimenti del 1° maggio che il governo ha preso abbiamo detto no ai voucher, no all'innalzamento del limite dei voucher, no alla liberazione delle causali nei contratti a tempo determinato. E anche su questo fatemi dire una cosa, abbiamo sentito alcuni esponenti del governo dire beh, ma col provvedimento c'è anche la possibilità che le causali vengano definite con la contrattazione collettiva, e questo è vero, ma c'è anche un altro pezzo, si sono dimenticati di dire, che prevede la possibilità di introdurre e di modificare i termini delle causali in un accordo tra datore di lavoro e lavoratore. Questa è una condizione inaccettabile, perché noi addetti ai lavori lo sappiamo che il lavoratore nel rapporto singolo col datore di lavoro si trova in una situazione di debolezza e di subordinazione, e quindi c'è la necessità di modificare questa norma per dare una risposta collettiva a questi aspetti. C'è poi il tema delle pensioni nella nostra piattaforma, pensioni su cui noi abbiamo detto c'è la necessità di un superamento della legge Fornero.
E guardate anche gli interventi che sono stati adottati da questo governo, penso ad esempio alla quota 103, rischiano di essere degli interventi fortemente discriminanti, perché vanno, diciamo così, a parte che il numero dei beneficiari non è elevatissimo, ma rischiano di discriminare chi ha maggiore difficoltà ad avere una carriera continua nel mercato del lavoro, che gli permette in qualche modo di raggiungere poi quei requisiti per raggiungere quota 103. Penso ad esempio alle donne, che molto spesso hanno delle carriere discontinue e i lavoratori precari. Le nostre proposte, come sapete, ma vado velocemente, sono di estendere la FESD. E in relazione, diciamo, anche al nostro sistema pensionistico, un sistema pensionistico contributivo, c'è la necessità, anche qui come è già stato fatto in altri paesi europei, anche di introdurre una pensione di garanzia per i giovani, che spesso, come dicevamo prima, hanno carriere discontinue e quindi c'è la necessità di provare a valorizzare i periodi rispetto alla discontinuità lavorativa. E c'è poi ovviamente un tema di rafforzamento della previdenza complementare. In ultimo, nella nostra piattaforma abbiamo evidenziato anche la necessità di interventi per quanto riguarda le politiche per la casa. L'ultima legge di stabilità, come dicevo prima, ha tolto i finanziamenti rispetto al fondo di sostegno agli affitti. C'è la necessità anche su questo di intervenire e di rifinanziare quei fondi, perché è in una condizione di forte difficoltà delle famiglie italiane. Tra l'altro, dopo un periodo come quello della pandemia, in cui gli sfratti erano stati bloccati, oggi diciamo, sono ripartiti, e quindi c'è una condizione di forte fragilità anche rispetto a queste situazioni, quindi la necessità di rifinanziare i fondi per quanto riguarda il sostegno all'affitto, ma in una visione più di sistema è evidente che c'è la necessità anche di fare forti investimenti sull'edilizia pubblica, anche perché spesso, e lo registriamo, devo dire, Natale, anche sul nostro territorio, il fabbisogno di abitazioni, di casa delle persone, dei cittadini anche del nostro territorio, non è assolutamente soddisfatta dalle diciamo, abitazioni di edilizia pubblica messe a disposizione dei bandi, e quindi c'è la necessità di produrre degli investimenti per aumentare questa condizione. Io, cari amici e amiche, compagni e compagni, penso che noi abbiamo la necessità, per quanto riguarda la manifestazione del prossimo 13 di maggio a Milano, di dare un forte segnale al governo. Dobbiamo affermare che le lavoratrici e i lavoratori vogliono puntare alle scelte che li riguardano, e dobbiamo fare in modo che la piazza di sabato sia piena. Vi chiediamo pertanto, ed è per questo che abbiamo deciso, come dicevo in premessa, di convocare questo attivo, di fare il massimo sforzo possibile in questi ultimi giorni che ci separano da sabato, per convincere e coinvolgere le colleghe, i colleghi, i conoscenti. Perché questo ci serve per dire a questo governo che dovrà fare i conti con il mondo del lavoro di questo paese, e che il movimento sindacale unitario non si fermerà finché non otterremo le risposte necessarie a migliorare le condizioni di lavoratrici, lavoratori, pensionate e pensionati di questo paese. Grazie.